cittadino a capo esposto del direttore di Telecomune. Facciamo un piccolo cambio, quindi la parte del pomeriggio nel pomeriggio. Il pomeriggio si soffermano sulla intelligenza, sulla memoria e sulla brevità, quindi come dire un ritorno al gioco sociale e soprattutto a un gioco ludico. Chiedo, dovrebbe arrivare anche l'assessore, mi hanno detto che era col sindaco, quindi bene. Buongiorno a tutti. Ovviamente vi tolgo pochissimo tempo questa intensità del lavoro di oggi, cosa che consente di seguire con attenzione questi eventi, di partecipare agli eventi di Locus, vuol dire riconoscere quanto si ha con le prassi, ma di far emergere delle problematiche per le quali bisogna battagliare su tutti i livelli. Non sempre poi agevola i processi, soprattutto poi quando c'è bisogno di trovare dei veri e propri investimenti. Grazie ad una legge con il nuovo settore della possibilità e la speranza della certezza che i progetti continueranno ad essere approvati. 97 anni. Oggi le visite che gli mette un'opportunità anche lui. Beh, il problema è esattamente questo, ovviamente io non ho la competenza tecnica per sviscerarlo, però sono cittadino come tutti noi. Sono un giornalista, me ne sono occupato tante volte e indubbiamente il mercato è legale, tutto legale. Sì, ma è morale però. Sarà anche legale. La serie dice 3-4 anni fa, una roba incredibile, sulla mia carta di credito un addebito di circa 1200 euro per acquisto di giochi, o meglio incalto io a non immaginare che mio figlio avesse potuto verificare e quindi imparare la password dell'account di Apple Store. Non so se questo linguaggio, però insomma è un modo per entrare dentro un